Ciao amici di Cute and Chic, sono la Vale e sono qui per un nuovo favolosissimo unboxing, perché non apro le scatole vecchie, apro solo le scatole nuove, mentre chi le rompe sempre è Gigi, qui alla mia destra, che non si fa vedere in video perché è timido, ma in realtà a rompere ci riesce benissimo. È la mia specialità. Si sa. La push in box d'estate! Chi non aspettava la push in box d'estate, oltre tutti voi, che non ve ne frega assolutamente. Non me l'aspettavo. E invece io l'aspettavo, la push in box del mese estiva del 2019. Questo pushing con questo sbarazzissimo cappellino, sbarazzinissimo cappellino alla marinaretta, e la codina sempre solita e le zampine sempre solite. Basta, bando alle ciance, la push in box estiva si presenta così. Caduto qualcosa. Sneak peek, qui ci sono tutte le cose e adesso Gigi ci tirerà fuori la roba mentre noi andiamo a vedere che cosa c'è. Questa è la cartolina, vedete, pushing, non si che va di lavoro manuale. Eh? Non si era parlato di lavoro manuale. E che lavoro è? Oh, che cos'è questo? Ah, per quest'estate veramente. Come dire, quest'estate veramente lazy, come dice lazy summer, dice la Pushy. Abbiamo un questo, cosa ti sembra a te? Un bicchierone con la cannuccia. Non è un bicchierone con la cannuccia, è un porta insalata con la forchetta. Un porta insalata con la forchetta interna e qui il contenitore per il condimento dell'insalata, che tu apri dall'interno e shakeri. E si fa. I tuoi colleghi molti vengono a portare l'insalata al lavoro? Sì. Ecco, questo è un porta insalata. Ci mancava, questo non ce l'avevamo. No, penso che nessuno l'abbia. Ma scusate, guardate come ho fatto l'unboxing. Devo tirare fuori la roba, no? Ho tirato fuori tutto in una volta e l'ha lasciata sul divano. Ma sì, che cos'è? Devi tirare fuori una volta. Dov'è la sorpresa? È lo stesso. Prendiamo questa scatolina. Che cosa ci sarà con questa scatolina? Ah, scusa, questo è quello che mi serve a me quando parlo con te, Gigi. Guarda, una fiaschetta per il whisky. La Pushin marinaretta con la sua figlia Pushin e questa fiaschetta piena di brandy che mi porterò dietro a vita, perché ci vorrà. Ok, poi che cosa abbiamo qui? Oh, di pesantone abbiamo in esclusiva una ciambella di Pushin. Però io voglio sapere, questa ciambella quanto è grande, perché è pesantissima. È un salvagente, però vorrei sapere quanto è grande. In realtà non è un salvagente, bensì è un float. Ci si infili dentro col sedere ed è grande. Cioè è un salvagente per il culo. È un salvagente per un culo, gente. Un salvaculo, non un salvagente. Ti siedi qui dentro, è gigante, sai, quelli grandi. Però le immagini dietro. Ma perché questo? No, è un float. Si tagge. Ah, sono io perché il mio culo non ci sta. È un salvagente per i gatti, è un salvagatti. No, ma è grande però. Senti quanto pesa. Adesso lo lancio lì sulla panza, pronto? Chiamate 118. È venuto. Allora, un note sulla to-do list, magnetico da attaccare sul frigo. Questo è molto bello. Questo ci serve con le spunte qua, più che altro per la lista della spesa. Ci può servire. Ne abbiamo 10 pacchi, penso. Il solaio. Non abbiamo un solaio. Non so dove la. Che solaio? Ecco, questo. E sono due porta lattine per rinfrescare la birra. Ecco, questo mi piace. Per rinfrescare la birra quando sei in spiaggia, non lo so, a casa, volendo. Questo cos'è? No, vabbè. Tada, questo.
La bandana di Pushin. Che già sarà indosso Renato tra qualche minuto. Molto bella, molto bella. Questa è bellina. Meravigliosa. Meravigliosa, non piace neanche questa, non lo so. Datemi qualcosa da mettere qui, che me lo bevo. Sa, tanto so, puzza molto di metallo. Oh, e per ultimo, ma non meno importante, no, che per ultimo, per un po', per a metà, ma non meno importante. Il vinile che noi collezioniamo avidamente. I vinili della Pushina che guarda col binocolo verso l'orizzonte. E qua c'è anche un copribinocolo, eccolo qua. La Pushina con il cappellino da marinaretto. Il telescopio funziona veramente. Sì, sì, il telescopio funziona veramente. Poi che cosa abbiamo? Oh, un photo holder. Una cosa totalmente inutile. Sì. Un photo holder con la pinza dietro che si può mettere la foto qui di Gigi spiaggiato mentre beve la birra dentro una ciambella di Pushin con questa fantastica magliettina a maniche lunghe, perché noi siamo marinai, ci vuole manica lunga. Non scordate la bandana in testa. Sì, la bandana in testa mentre mangi un insalato. Oh, questa è una maglietta a maniche lunghe che secondo me a Gigi sta benissimo, con Pushin ricamata qui. Tada! Questa è bellina, però è troppo grande per me, anche se ho preso la S, tocca a Gigi. Ricapitoliamo per questa fantastica box di Pushin dell'estate 2019. Forza Gigi, tocca a te ricapitolare. Una salva culo gente. Un salva culo gente. Cosa totalmente inutile, una bandana, un'altra cosa totalmente inutile, un porta insalata con forchetta. Ok, benvenuti nel mondo dell'alcol. Benvenuti nel mondo dell'alcol con questo porta liquore. Una to-do list per ricordarsi di comprare to-do list. Ok, e un portafoto, una cosa totalmente inutile. E e una cosa che non mi ricordo che cos'è. Sono due portalattine per tenere la lattina rinfrescata. L'abbiamo detto prima, hai detto che era bello. Stupendo. Ciao amici, qui non ho riscontri. Ho guardato la maglietta nel recap. Sì, nel recap, la maglietta che avevo appena fatto vedere. E anche per questa stagione è andata. E anche per questa stagione è andata. La prossima volta non invito certi elementi a farmi da spalla negli unboxing. Saluta almeno. Ciao a tutti, scusate. Scusate di che? Preferenze. Ah, a me mi devi chiedere scusa. Chiedo scusa a tutti. Ok. Ciao amici.